Grazie, grazie, buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Eccoci qua, grazie, pace, buonasera a tutti. Sua Eminenza Walter Bianclana è in diretta anche lui, per cui stasera siamo in pochini. Condividete, mi raccomando, grazie, così almeno cerchiamo di fare qualcosa. Mi sa che probabilmente cambierò i giorni, perché continuiamo a cavallarci. Cosa pensate di lunedì? Magari lunedì, mercoledì, venerdì, eh? Saltiamo domenica. Beh, poi ci pensiamo. Magari mandatemi un paio di commenti, che così poi decidiamo. Va bene, benissimo. Allora, la corda rossa. Ciao Fabio, ciao Fabione dalla Romania. Valentina da Roma, ciao carissima, ciao bella. Oh, adesso basta. Ok, adesso partiamo, perché se guardo lì nell'angolino poi mi viene voglia di rispondervi, eccetera, eccetera. Oh, oggi, ragazzi, oggi un amico mio, siamo andati a mangiare insieme e per poco mi muore fra le mani. Mamma mia, mi è cascata la pressione del cuore. E l'ho dovuto tirare su, portarmelo a spalla, portarlo fuori, ma meno male si è ripreso. Ma ti fa pensare, ti fanno pensare queste cose, da un momento all'altro ti fa pensare che questa vita è veramente legata a un filo. Gloria a Dio che abbiamo la certezza che il filo a cui è legata è quella corda rossa che rappresenta il sangue di Cristo, e che quindi non importa quello che succede, saremo sempre, per tutta l'eternità, siamo sicuri, siamo a posto. Ed è quella la tristezza enorme che mi viene quando sento parlare queste persone che dicono che puoi perdere la salvezza, e che mi danno una tristezza enorme. Perché? Perché purtroppo non sai mai quando ti può succedere il momento in cui Non ti alzi dal tavolo, non ti svegli, quello che è, e se non hai la certezza di quello che succede dopo, amore mio, ma che tipo di vita è? Comunque, dai, rallegriamoci e andiamo avanti. Allegria, allegria, come diceva mai buongiorno 100 anni fa. Ok, tradizionalmente, il nastrino della Bibbia è rosso. E perché? Perché rappresenta il sangue di Gesù, che non solo scorre attraverso ogni scrittura, ma è la colla che tiene insieme i due patti, il vecchio e il nuovo. Niente fuoriesce dalla realtà del Messia nel vecchio e di Cristo nel nuovo. Tutta la scrittura, ogni parola, ogni versetto, ogni capitolo e ogni libro non sono altro che contenitori dello Spirito di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Messia di Israele. Da tanti anni desidero di predicare questa serie di cui parlerò adesso. Desidero di predicare questa, ma da tanti anni, veramente, forse da 10-15 anni. Desidero di pregare, non ho mai, ciao Ivan, ciao bello, ciao, abbraccione, non ho mai sentito il sì di papà, e finalmente sento, come sapete, come mi conoscete, io non dico mai il Signore mi ha detto, perché non lo sai se il Signore ti ha detto, il Signore ti ha detto forse. O magari è stato il formaggio, che troppo formaggio che hai mangiato a mezzogiorno e ti è rimasto qui, e allora il formaggio ti ha detto. Cerchiamo di non essere arroganti, perché sapete perché le persone dicono il Signore mi ha detto? No? Perché ti dà una piattaforma, ti dà un trono di importanza. Il Signore mi ha detto, e non puoi mica contraddirmi se il Signore mi ha detto, no? E allora state a sentire Babbo Mario, guardatevi dalle persone che dicono il Signore mi ha detto. Ok, quindi penso che il Signore mi abbia dato il permesso finalmente di predicare questa serie. Ce ne sono decine
di queste cose che sono unite da questa corda che attraversa il Vecchio e il Nuovo Testamento, che unisce, che incolla, che attacca queste due metà, diciamo, della Bibbia. E vedremo di trattare le più importanti. Partiamo e vediamo. Tutte le volte che nel Nuovo Testamento appare la frase "e ciò avvenne affinché si adempisse", e questa è la frase di cui sto parlando, "e ciò avvenne affinché si adempisse", c'è questa divina connessione tra ciò che fu detto centinaia, se non migliaia di anni prima, e ciò che è accaduto poco fa, tra il profetizzato e l'avverato, tra il promesso e il mantenuto, un collegamento soprannaturale tra il detto e il fatto, che prova una volta per tutte che ciò che Dio promette mantiene. E voglio incoraggiarti, pensate alla potenza di questa frase: "e ciò avvenne affinché si adempisse". Nel Nuovo Testamento c'è scritto "e ciò avvenne affinché si adempisse" che cosa? Qualcosa che è stato detto nel Vecchio Testamento. Stiamo parlando di un arco di centinaia, di migliaia di anni, eppure ecco che Dio fa succedere qualcosa perché deve adempirsi qualcosa che è stato detto centinaia, migliaia di anni fa. E voglio incoraggiarvi, perché non so quale promessa di Dio avete nel cuore in questo momento, quale dichiarazione divina state aspettando che si manifesti, quale speranza vi aiuta a continuare a vivere. Ma una cosa so: se, e nota bene, se, non come tanti ciarlatani che trattano Dio come una slot machine, metti dentro il 5 euro di fede, tiri la maniglia e trrr, gira, ping, esce fuori la guarigione, la prosperità, il marito, i figli non più ribelli e tutto quanto. No, bagianate galattiche. Se lo ha detto Dio, non è che uno dice no, perché allora io, la Bibbia dice, ma amore mio, la Bibbia dice tante cose, rilassati, non no, perché la Bibbia dice che allora Gesù li guarì tutti. E no, non li guarì tutti. Ah, come, Marco, non li guarì tutti? No. Guardate, quando è andato alla piscina di Betesda c'erano moltitudini di malati, paralitici, zoppi, ciechi, costipati, eccetera. Scusate, eccetera. E Gesù è andato e ha guarito uno. E gli altri? No, non li ha guariti tutti. Perché? Perché non è garantita, perché non è una formula, non è una macchinetta, non è un jukebox, non è la cosa che tu decidi. No, non è la cosa che tu decidi. La cosa che lui decide. Oh, vabbè, poi comunque ne parleremo. Quindi se lo ha detto Dio, ci puoi contare che prima o poi, di qui o dall'altra parte, come pensi tu o come non te lo aspetteresti mai, in un modo o nell'altro Dio manterrà la sua promessa. Se Dio ha fatto sì che si avverassero profezie proclamate secoli prima, attraverso miliardi di possibilità che avrebbero potuto andare in un modo o nell'altro, attraverso decisioni premeditate e casuali, con scelte giuste e sbagliate, cose successe e non, potrà senz'altro portare a termine quanto ha dichiarato per te e per me. E di nuovo, non sto parlando di forzargli la mano con attività strane, preghiere speciali, formule scelte o procedimenti particolari. No, sto dicendo che Dio non verrà mai meno a promesse del tipo: "Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutte e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio". Questo è il tipo di promessa di cui sto parlando. Ma Marchio, la guarigione, la prosperità, il benessere, tutte cose che sono più che disponibili. Senz'altro, io sono il primo
sono stato guarito tante volte, ma tante volte non sono stato guarito. Sono stato bene finanziariamente, ma per tanti anni io e mia moglie ci dividevamo un euro, 50 centesimi a me per il mangiare, 50 centesimi a me per la benzina, ma per tanti anni. E quindi non è, credevamo, a voglia se credevamo, ragazzi, eppure abbiamo visto miracoli finanziari anche in quei momenti. Abbiamo visto, poi chissà, un giorno ve lo racconto, di tutto quello che il Signore ha fatto quando io mi sono spostato a Johannesburg, sono venuto qui a Hermanus e ho fatto partire Bosco nell'83, quando abbiamo comprato con niente, abbiamo comprato un campeggio di roulotte e abbiamo iniziato il campeggio per i ragazzi e poi da lì, quando abbiamo costruito senza niente, ma non senza niente, 800 euro neanche, 600 euro che avevo in tasca, abbiamo iniziato un centro che oggi è pagato e che vale più o meno 5-6 milioni di euro. Come è successo? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Non lo so veramente, non lo so. Non lo so come abbiamo fatto a pagare tutto quanto. Eppure oggi c'è una scuola con 200 bambini, c'è una chiesa con 500-600 persone, ci sono delle stazioni missionarie, c'è una scuola di missionari per l'Africa, c'è un centro che insegna gli africani a come usare il computer, come imparare a lavorare, eccetera eccetera, c'è un centro di distribuzione di cibo, ci sono tutte queste cose che sì, queste cose sono più che disponibili, ma non sono mai garantite. Chiedi, credi, prega, aspetta, dichiara, credi, riprega, richiedi, riaspetta, ridichiara, fai tutto ciò che pensi sia utile per un buon risultato e poi fidati di Dio, in un modo o nell'altro, perché ricordati una cosa, che la fede non è una ricerca frantica, una ricerca... pazza a formula, regola, dichiarazioni di scrittura, perché la Bibbia dice, e allora poi digiuni e poi preghiere, e poi nottate di preghiera, poi intercessioni, e poi no, amore mio, la fede è quella cosa che dice: te l'ho chiesto, so che lo sai, per te tutto è possibile, lo lascio ai piedi della croce, lo lascio ai piedi della croce vuota. Metto i miei problemi ai tuoi piedi e continuo a vivere tranquillamente, sapendo che ci penserai tu, in un modo o nell'altro. E quella è la fede, è quello che vi ho detto centinaia di volte, che la spina dorsale della fede è il riposo, perché soltanto nel riposo si sviluppa la fiducia. Se io mi fido di te, ma non è che devo ogni volta venire a cercare, eccetera. Vi faccio un esempio, un gioco, poi partiamo. Oggi io sto cercando di far crescere un seme di mango, ok? A me i mango piacciono, ce n'ho una mezza dozzina in giro. E oggi sono andato a vedere su questo vaso, che non succedeva niente, sono andato a grattare a vedere cosa succedeva a sto seme. E vi rendete conto che praticamente l'ho danneggiato, perché se per caso era lì che voleva crescere, nel momento che l'ho esposto, l'ho tirato fuori, ma dice no, basta, non cresco più. Tutto il concetto della fede è basato sulla fede. Fidati, il contadino non è che va a scavare, semina i semi e poi va a scavare a vedere se sta crescendo il grano. No, si fida, va a letto tranquillo, come dice la Bibbia, va a letto tranquillo, si dorme, la mattina si sveglia e va a vedere se c'è qualcosa, se non c'è niente, riva a letto, ridorme, c'è una fiducia meravigliosa nel credere che qualcosa che è stato determinato o dai principi della natura o dalla promessa di Dio si avvererà. Amen. Quindi,
Adesso partiamo, quindi voglio garantire, voglio assicurarvi soprattutto il fatto, come ben sapete, Babbo Mario predica la grazia, solo la grazia, non predico nient'altro. Quindi, in qualsiasi modo, la Bibbia dice: chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Quindi, se hai invocato il nome del Signore, sarai salvato, punto e basta. No, ma è quello è tornare a fare l'adultero. Credi nel nome di Gesù e sarai salvato. E vabbè, ma lui fa l'adultero. È uno scemo che fa l'adultero, che perde la famiglia, che si distrugge la vita, eccetera, eccetera. Ma figlio resta. E questa è la promessa di cui io ti sto dicendo, che se Dio l'ha fatta, a chiunque lo ha accettato, ha creduto nel suo nome, lui ha dato il diritto di diventare figlio di Dio. Quindi quelle sono le promesse di cui sto parlando, il fatto che niente, nessuno potrà mai, 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 mai cancellare, rivoltare, annullare, obliterare la promessa che Dio ha fatto, perché tutto ciò avvenne affinché si adempisse la promessa che lui ti ha fatto. Oh, bene, partiamo con la prima promessa. Va bene, Abba, papà, grazie di questo momento così importante, grazie delle persone preziose che hai radunato stasera. Ti prego di aiutarmi, ti prego di darmi parole semplici, parole dirette che possano parlare al cuore, che possano arrivare direttamente nella vita, nella praticità di una vita che ha bisogno di cambiare, che ha bisogno di essere toccata dal tuo amore meraviglioso, dalla tua grazia, no? Impossibile, dal tuo sorriso universale, dalla tua bellezza meravigliosa. Grazie, papà. Amen. Allora, partiamo con la prima promessa. La prima promessa mantenuta di Matteo 1. Leggiamo dal 18 al 23. Matteo 1, ok? L'inizio, la gente dice l'inizio del Nuovo Testamento, ma non lo è, perché come vi ho detto tante volte, il Nuovo Testamento inizia da Giovanni 19:30, non da Matteo 1. Matteo 1 fa sempre parte del Vecchio Testamento, ok? Però fa parte dei Vangeli. Quindi Gesù sta parlando, seppur come rabbino sotto il Vecchio Testamento, sta parlando in questa atmosfera di grazia, di amore e di perdono che sta portando al mondo. Quindi, Matteo, alla fine della genealogia, attraverso la linea di Giuseppe, ce n'è un'altra in Luca che è attraverso la linea di Maria, questa attraverso la linea di Giuseppe, 18, Matteo 1:18. Ora, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, poveraccio, vi immaginate? Io mi immagino la scena. Peppe, sì, amore mio, sono incinta. Che uomo sei incinta? E che è stato? È un Spirito Santo. Vi rendete un attimo conto della scena, un attimino di quello che è passato attraverso la mente di Giuseppe, tutte le facce di tutti i ragazzi del vicinato, no? Chi è stato questo, è stato quell'altro. Però vabbè, scusate, va avanti. Allora dice: ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Oh, non abbiamo tempo adesso, ma è bellissimo, perché il nome di Gesù vuol dire Yahweh, il Signore salva. Quindi il nome, quando la Bibbia dice che tu, chiunque crede nel nome di Gesù sarà salvato,
se credi che Geova, che Yahweh salva attraverso Cristo, quello è quello che devi credere. Tarà, la semplicità, la logica della Logos. Ok, andiamo avanti, scusate. Ella partorirà un figlio e li porterà in nome di Gesù perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora tutto ciò, ed è qui viene la famosa frase, ora tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta che dice: Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Ok? E adesso vediamo da dove viene questa frase, da dove ha origine questo ciò avvenne affinché si adempisse. Ed è Isaia 7,14. Dice: Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco la Vergine. Qui, abbiamo letto Matteo, adesso leggiamo. Tutto questo avvenne, che cosa avvenne? Tutto questo, la genealogia, pensate, fin dai tempi, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, Abramo generò Isacco, fin da lì tutto questo avvenne perché si arrivasse al momento in cui la Vergine concepiva il figlio e era incinta e partoriva un figlio che sarebbe stato chiamato Emanuele. Tutto questo avvenne affinché si adempisse. Pensate all'enormità, pensate alla mastodontica, incredibile numero di possibilità che Dio ha messo insieme perché tutto questo avvenisse affinché si adempisse questa promessa. Ragazzi, non riesci neanche a pensarci, non riesci neanche a pensarci. Oh, quindi da dove viene? Da Isaia 7, e stiamo parlando di 700 anni prima. Isaia 7,14, il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà il nome Emanuele. Ok? E qui si ferma, Isaia si ferma chiaramente, ma nel Nuovo Testamento Matteo aggiunge, attraverso lo Spirito di Dio, la rivelazione del Spirito di Dio, aggiunge il fatto che Emanuele, interpretato, vuol dire Dio con noi. Difatti, l'interpretazione del nome Emanuele è Dio con noi. Quindi, un momento, non abbiamo appena letto versetto 21, ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome di Gesù. Cagò. L'angelo Gabriele ha detto a Giuseppe, ella partorirà un figlio e gli metterà il nome Gesù. E Isaia ha detto, partorirà un figlio e gli metterà il nome Emanuele. Allora, ma è Gesù? Come si chiama sto bambino? Gesù o Emanuele? Gesù è il suo nome di essere umano. Emanuele è il suo titolo di essere divino. In altre parole, Gesù è Dio con noi. Ah, ragazzi, che meraviglia che è la Bibbia! Che meraviglia che è la Bibbia! Grazie, chi è che mi ha mandato 1.000 stelline? No, sterline. Stelline, stelline, grazie. Ok, benissimo. Quindi Isaia 9, come si chiama? Gesù è Dio con noi. Ok, bellissimo. Isaia 9,6 conferma questo con queste parole. State a sentire: un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero, il regno. E sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Questo è lo stesso Isaia che ha appena profetizzato che la Vergine darà vita a un figlio. E dice: il bambino nasce e il figlio ci viene dato. Il bambino Gesù nasce, ma il figlio Emanuele, Dio con noi, può solo esserci dato perché Dio non nasce. Questa è la duplice identità del Messia. Gesù Cristo, 100% uomo,
100% Dio. Doveva essere umano perché era stato un essere umano il primo a essere colpevole. Doveva essere divino perché solo Dio avrebbe potuto soddisfare le impensabili richieste della sua giustizia. Doveva essere fallibile perché solo se poteva fallire il suo successo avrebbe avuto valore. Non c'è nessun valore se tu non hai la possibilità di fallire, allora il tuo successo cosa vuol dire? Vuol dire niente. È come le elezioni dove non c'è altro candidato. Cosa vuol dire? Non vuol dire niente, vuol dire che hai imbrogliato il pubblico. Quindi doveva essere fallibile perché solo se poteva fallire il suo successo avrebbe avuto valore. Doveva essere perfetto perché solo un sacrificio perfetto poteva produrre la perfezione necessaria per lo scambio. Doveva essere mortale perché la morte può colpire solo la mortalità. Però doveva essere anche eterno, perché la vita che stava per produrre doveva essere eterna. Ed ecco quella dualità, quella divinità, umanità, quel Gesù Emanuele, questo bambino che ha queste due personalità. La Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Oh, qui devo fare una piccola annotazione. La parola greca originale per Vergine è la parola Parthenos. Parthenos, col significato di una giovane donna che non ha mai avuto relazione con un uomo. Oh, perché sottolineo? Perché certi denigratori del messaggio profetico e della realtà della Bibbia dicono che la parola può essere tradotta con signorina. In effetti la traduzione della buona novella in inglese, Good News, mette la parola signorina. Eh no, amore mio, perché una signorina può anche non essere più vergine. E quindi tutto il miracolo crolla, tutto quello che sto cercando di dirvi crolla, perché una signorina, se fosse una signorina che dà vita, che partorisce Gesù, che lo chiama Emanuele, e non c'è niente di miracoloso, giusto? No, atteniamoci al testo, per favore. Dice Parthenos è una donna, una giovane donna che non ha mai avuto relazioni sessuali con un uomo. E qui si casca nella stessa trappola, alcuni cascano nella stessa trappola dove cascano i testimoni di Geova con Giovanni 1:1, dove cambiano il testo, dove la parola, lo scritto dice al principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. E sai che i testimoni di Geova non hanno cambiato la loro versione della torre lì, come si chiama, dice al principio era la parola era con Dio e la parola era un Dio. Ed ecco che quella parolina un Dio cambia la divinità di Cristo, perché loro non credono che Gesù sia Emanuele, Dio con noi, che è la base della salvezza, che è la base del cristianesimo. Se Dio non si è incarnato in Gesù, siamo tutti cotti, siamo tutti fritti, perché un uomo non potrà mai salvarti. Un uomo può, anzi deve, rappresentarti, ma non potrà mai salvarti. Solo Dio può salvarti, perché il peccato, nessuno può perdonarti di una cosa che hai fatto a qualcun altro. Hai peccato contro Dio e solo Dio può perdonarti. Ecco perché Dio doveva venire, incarnarsi, diventare Gesù. Vi siete mai chiesto quando... Va bene, lasciamo perdere, perché sennò non finiamo più. Va bene, quindi andiamo avanti. Nella lingua ebraica di Isaia 7,14 c'è lo stesso significato del Parthenos con la parola Elma. Oh, e l'ultima volta che ho controllato, una vergine, amore mio, non partorisce nessuno. Perché senza entrare in particolari, il parto presuppone la concezione. Vabbè, oggi non si sa più maschi, femmine, trans, ce n'è di tutto di più, ma comunque un giorno faremo anche un video sugli spiriti demoniaci. Che c'era una dea nei tempi babilonesi che appunto
come si dice, emasculate, faceva diventare femmine i maschi. E sono gli stessi demoni di allora che non è cambiato niente e continuano, e siccome oggi c'è stato questo rilassamento delle barriere della Chiesa, arriva di più. Vabbè, comunque andiamo avanti. Scusatemi, ma io sono così pieno di roba che vorrei dirvi che, vabbè, quindi il parto presuppone la concezione. E l'ultima volta che ho controllato, per concepire c'è bisogno dell'introduzione del seme maschile perché possa incontrarsi con l'uovo femminile. E quell'introduzione, diciamo, senza entrare in particolari, produce la fine della verginità, se non sbaglio. Mi sembra, credo, immagino. Giusto? Ergo, una vergine non può partorire. A meno che non intervenga qualcosa di soprannaturale. Versetto 18. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, piccola parentesi, prima che iniziassero a stare insieme, carissimi fratelli cattolici, vuol dire che dopo la nascita di Gesù, Giuseppe e Maria, ziga 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 zan, ziga 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 zan, da 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 da, quello che vi dice il Papa, quello che dice la Chiesa, sono tutte baggianate, perché Giuseppe e Maria hanno fatto degli altri figli. Quindi, l'Immacolata Concezione, senz'altro, ma poi l'immacolatezza. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ma mi lasciate parlare, ma mi interrompete sempre, ragazzi, non va avanti. E sta insieme. Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Cioè qualcosa di soprannaturale è intervenuto. Quindi, se Maria è la madre e lo Spirito Santo è il padre, perché se Maria ha messo in questo contratto, in questa trattazione, ha messo il suo utero, il suo grembo, giusto? Il suo uovo. E il seme chi ci ha messo? Lo Spirito Santo. Quindi, se Maria è la madre, lo Spirito Santo è il padre. Ed ecco spiegata la dualità del bambino che deve nascere, Gesù Emanuele. 100% umano, 100% divino, figlio dell'uomo e figlio di Dio. Quante volte Gesù si dichiara figlio dell'uomo e quante volte si dichiara figlio di Dio? Perché? Perché questo? Perché è Gesù, ma è anche Emanuele. È Gesù, Yahweh salva, ma è anche Emanuele, Dio con noi. Dai, ragazzi, che meraviglia. Ma andiamo indietro un paio di migliaia d'anni. In un giardino appena insudiciato dal peccato, in una realtà meravigliosa appena sabotata dall'uomo, in un momento cruciale dove il creatore dell'universo dichiara la soluzione finale e prefissata per il tradimento di Adamo. E cosa dice? Genesi 3,15. L'Eterno Dio disse al serpente. Sappiamo tutti quello che è successo, giusto? Eva sta andando per il giardino. C'è una cosa interessante, ma non ne parliamo stasera, va bene, un'altra volta. Sta andando per il giardino. E il serpente gli fa, ragazzina, e lei niente, sta a sentire, quindi prima una rivelazione importantissima, se un serpente ti parla, non rispondergli. Non è difficile, giusto? Il serpente, perché il problema non è che il serpente ha parlato a Eva, il problema è che Eva ha risposto al serpente. Pensateci che sì, fa ridere, ma è una dichiarazione profonda. La prossima volta che un serpente ti parla, non rispondere. Ok, andiamo avanti. Quindi, la mela, la banana, il popo, niente, mangia, damo zoppando, blum, casca tutto e inizia entra lo spirito della morte. Quindi,
In Genesi 3,15 sappiamo, Dio dice ad Adamo dove sei, Adamo dice ti ho sentito i passi arrivare, ho avuto paura e mi sono nascosto. Da quel momento lì è successo che ci nascondiamo da Dio perché abbiamo paura che Lui ci giudichi e quindi ci nascondiamo. Da lì è nata che cosa? Sono nate le foglie di fico. E le foglie di fico cosa sono? È la religione. La religione è nata dal peccato del giardino dell'Eden, che cerca di coprire quello che abbiamo sbagliato. La nudità, che prima era coperta dalla gloria di Dio, e che adesso invece è apparsa grazie ai nostri errori. Ok, comunque, quindi l'Eterno dice al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre, che mi fa pensare che fino a quel momento il serpente stava in piedi. Ok? Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Ok, piccola parentesi. Traduzione sbagliata. Marchiò, come fai a dire traduzione sbagliata? Facile, guarda, traduzione sbagliata. Perché? Perché sono le due parole sono uguali. E allora perché le traduci diversamente? La parola shuf, che è tradotta qui schiacciare e ferire, è la stessa parola. Per quello che fa il serpente a Gesù e per quello che fa Gesù al serpente, shuf, è la stessa per ambedue, con l'idea di frantumare, ferire mortalmente, colpire. Oh, cosa, voi in Italia non è che ce l'avete i serpenti, noi in Sudafrica invece sì, io ho avuto a che fare diverse volte con serpenti che ti lasciano secco dopo mezza giornata, e quindi speriamo che non abbiate mai a che fare con dei serpenti. Ma cosa succede quando si incontra un serpente? La prima cosa che fai, cerchi un bastone e lo prendi a bastonate sulla testa, giusto? Non sulla coda, ma sulla testa, con un pezzo di legno. Interessante. Cos'è che ha usato Gesù per trionfare sul diavolo? Un pezzo di legno, la croce. Con quella croce ha frantumato, ferito mortalmente, colpito il diavolo. E cosa fa il serpente di riflesso? Ricordate che il serpente striscia, quindi non è che ti può mozzicare una coscia o una spalla o o la testa, no, ti mozzica il calcagno. Ma il diavolo non poteva uccidere Emanuele, quindi ha ucciso Gesù, ma solo per 3 giorni e 3 notti. Posso leggervi una storia che probabilmente alcuni di voi già la conoscete, ma voglio leggervi una storia che parla di questi 3 giorni e 3 notti, intitolata la partita scacchi. Veloce, dai, la scacchiera gigante si stendeva su milioni di galassie come un'immensa piattaforma che ricopre la creazione da parte a parte, l'ho scritta tanti anni fa questa. Le stelle sparse alla buona lungo tutti gli enormi quadrati cosmici sembravano tante candeline luccicanti. Ad un'altezza di miliardi di anni luce nel vuoto, il re bianco fronteggiava il suo avversario. I pezzi neri tremavano sotto lo sguardo fisso ed intenso del supremo monarca dell'universo. Ad un certo punto egli alzò la mano e indicò il lato opposto. 8 pedoni, dietro il comando di 2 cavalieri incappucciati, armati di lunghe lance, afferrarono le loro lanterne, le torce e le armi. Entrambi gli alfieri strinsero una frusta romana e con fare minaccioso gettarono su di essa la loro veste nera da sopra le spalle. La regina, con un sorriso diabolico, nascose un martello e 4 lunghi chiodi arrugginiti sotto il mantello.
Il re nero innalzò una corona ritorta di spine che stringeva nel pugno ed in tono provocatorio gridò: «Eleverò il mio trono sulle stelle di Dio!» Il re bianco guardò in basso verso la scacchiera della sua volontà e sussurrò tristemente: «A te la mossa!» Paragonandolo al quadro eterno della creazione, il gioco non durò a lungo. Qualche migliaio di anni dopo la prima mossa nel giardino si intravedeva già la fine. Il giocatore nero era riuscito a manovrare molto astutamente al fine di trovarsi nella presente crudele posizione finale. Il giocatore bianco invece era sembrato quasi incapace di contenere l'attacco dell'avversario, poiché le sue difese furono sfondate spietatamente ed il suo regno colpito al cuore. Ad un occhio ignaro poteva addirittura sembrare che il re bianco fosse stato in realtà mosso da uno strano desiderio suicida di farla finita, piuttosto che concludere la partita. Per concludere la partita piuttosto che per vincerla. Pezzo dopo pezzo in molti erano stati sacrificate le forze nere nell'inutile tentativo di mascherare il massacro. Infine, all'improvviso, durante gli ultimi 33 anni e mezzo, il re era rimasto solo. E questa, almeno così poteva sembrare, era l'ultima mossa. Da solo, al centro del suo ultimo quadrato disponibile, con una croce alle spalle, il re bianco cadde, infine, sulle ginocchia. La sua schiena era squarciata da frustate. Re avevano, infine, circondato la figura prostrata per terra. Nere, bottone, dopo aver inflitto tutte quelle sadiche frustate. La regina nera strillava con delizia ogni martellata sui chiodi piantati nei tesi polsi regali. Infine due cavalieri si avvicinarono al galoppo dei loro tetri destrieri. Quello di fronte sospinse una spugna sporca e gocciolante sul volto del re moribondo, mentre l'altro infilzò la lancia nel suo fianco. Ed improvviso, quasi come se l'eternità non stesse aspettando altro se non un momento come questo, l'intera creazione fece silenzio quando un grido di disperazione fece eco attraverso i corridoi infiniti dell'universo. Il re è morto. Tutto è compiuto. Il re bianco giaceva senza vita lungo il quadrato nero su cui era caduto. L'oscurità discese. Quindi iniziò la festa. Essa durò per un tempo ben preciso, 3 giorni e 3 notti. E questo fu tutto, poiché improvvisamente, nascosto alla vista di esseri viventi e senza essere notato da nessuno dei pezzi neri, tutti trionfalmente raccolti intorno al loro capobanda, putrido e sbavante, un raggio di luce bianca penetrò l'oscurità sopra la scacchiera e dolcemente, quasi rispettosamente, avvolse l'immobile sovrano. A questo punto l'intero universo iniziò a rombare e a scuotersi, mentre un qualcosa che somigliava misteriosamente ad un'enorme roccia tonda rotolò fuori dalla scacchiera e cadde giù nell'oscurità. E il re si rialzò. Questa volta però non ci volle molto tempo per lo svolgersi delle cose. Le parole pronunciate tante ere prima in un giardino con 2 alberi risuonarono tonanti attraverso i corridoi della creazione ed egli ti schiaccerà il capo. Il re bianco camminò lentamente e sempre più intenzionalmente verso il suo nemico, inerme, e mise il piede sul suo collo tremante con un bagliore piuttosto malizioso. Nei suoi maestosi occhi regali, il monarca vittorioso guardò in basso, verso il serpente, e con calma commentò: «Scacco matto. Dio ha mantenuto la promessa. Una vergine doveva dar vita a un uomo che sarebbe stato Dio con noi, e lo ha fatto. Gesù è nato, Gesù è morto, Gesù è risorto. Emanuele vivrà per sempre, per noi, con noi, in noi». Che Dio vi benedica. Un abbraccio a Babbo Mario. Ci sentiamo martedì. Ciao.